e tu ti accomodi accanto a Boris Johnson. Certo. Allora, domani 21 marzo, primo giorno di primavera, tra le tante cose che ci mancano in questi giorni, in queste settimane, fatemi dire una. Il 21 marzo l'Associazione Libera contro le Mafie, l'associazione di Don Luigi Ciotti, si riunisce, fa una riunione nazionale, la giornata della memoria dell'impegno, e il momento culminante di questo incontro è quando leggono un interminabile elenco che sono i nomi delle vittime delle mafie, della criminalità organizzata. Tanti nomi sono sconosciuti accanto a quelli che conosciamo tutti, Falcone, Borsellino. Ci sono anche Ilaria Alpi e Milan Rovatin, che sono stati i giornalisti uccisi in Somalia proprio il 20 marzo, cioè oggi del 1994. Si doveva fare a Palermo l'edizione 2020, quest'anno purtroppo non ci sarà. E mi sono chiesto se ci sarà un giorno in cui noi usciremo da queste cifre, quelle terribili che hai appena letto, Diego, 4.032 morti, 627 in un solo giorno. Ci sarà un giorno in cui usciremo dai numeri e li conosceremo, li riconosceremo, proveremo a raccontarli nome per nome, le vittime italiane del coronavirus. Lo stanno facendo molti giornali, molti giornalisti, per fortuna. Ad esempio oggi una bella pagina del Corriere della Sera ricordava i medici caduti vittime del dovere, e sono tantissimi quelli che si ammalano per curare altri. Oggi ho sentito delle persone dal nord che ti dicono ditelo che bisogna chiudere le aziende, bisogna smettere di lavorare perché sennò non ne usciremo mai, ed è il tema di discussione in queste ore. Hai appena letto, uscita un'ordinanza del Ministero della Salute verso le ore 20 che dice, cerca di fare chiarezza sulla corsa, l'attività fisica, e quindi sarà proibita attività ludica e ricreativa all'aperto e lo spostamento verso le seconde case, diciamo quelle delle vacanze, almeno fino al 25 marzo. Ma il tema delle aziende, il tema del lavoro naturalmente diventa sempre più importante, perché il virus ormai è arrivato nel cuore della capitale morale del paese, Milano. In Lombardia abbiamo visto l'immagine agghiacciante di questa settimana, i camion militari che portano le bare dei morti a Bergamo. 1500 contagi sono quelli dentro Milano. La regione Lombardia chiede a questo punto la chiusura delle attività produttive, tranne quelle essenziali, la chiusura degli uffici pubblici, l'intervento dell'esercito, il fermo dei cantieri. Un'altra regione, la regione Campania, dove Vincenzo De Luca è uno dei governatori più duri, più attenti alla linea dura, lo sta già facendo. D'altra parte non c'è solo l'Italia a questo punto. Qualche giorno fa, una settimana fa, parlavamo di Trump che aveva appena preso atto della situazione, avevamo visto il servizio di Lucia Maggi dalla California, dove invece sembrava una cosa esotica il coronavirus. Oggi New York chiusa, la California chiude. E poi c'è l'Europa, in particolare la Spagna, in pochi giorni 20.000 contagiati e oltre 1.000 morti. Quindi l'Europa, che una settimana fa ancora vogliamo dire che ci scherzava su, la Lagarde che diceva ma lo spread non tocca a noi, bene, oggi è saltato il patto di stabilità. Il patto di stabilità che è il fondamento stesso dell'Unione Europea. Senza il patto di stabilità non esistono più le politiche degli ultimi anni. Un'azione necessitata dall'emergenza. E quindi, insomma, sono tutte notizie molto drammatiche che ci fanno essere forse un po' meno speranzosi della settimana scorsa. Ho visto girato in rete uno striscione, credo che venisse dall'Argentina, comunque era di lingua spagnola: la romantizzazione della quarantena es privilegio de classe. La romantizzazione della quarantena, cioè far finta di essere allegri, è un privilegio di quelli che se lo possono permettere. Forse è uno striscione, non so, che forse piacerebbe a un nostro caro amico, lo voglio salutare, che domani compie 96 anni, Emanuele Macaluso. Il comunista Emanuele Macaluso, auguri compagno Emanuele.
Però noi abbiamo esaltato giustamente nelle prime settimane questo stato d'animo che insomma sembrava reagire, una risorsa dello stato comunità che ancora c'è. Però oggi ci ritroviamo tutti un po' più tristi, un po', francamente anche io lo sono, perché sono giornate molto pesanti. In questi giorni direi che ognuno deve fare un po' i conti con quello in cui crede. Credere è una parola importante in una democrazia. Un sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica diceva che gli italiani si affidano in questo momento alle istituzioni, ai medici, allo Stato. Hanno più fiducia in tutti, guardate, hanno perfino fiducia nei giornalisti, quindi, che erano sempre la categoria più bistrattata. E fanno bene, perché tanti giornalisti, tanti giovani giornalisti ci stanno raccontando ora per ora in prima linea quello che succede nelle regioni più colpite. E quindi anche questo li voglio ringraziare. Ma noi questa faccenda del credere in realtà negli ultimi anni l'avevamo un po' bistrattata, perché tutte le strutture erano venute meno, le strutture che ti danno senso, le appartenenze, i partiti, i sindacati, le associazioni, il fare le cose insieme. E ora che siamo arrivati qui, ci troviamo di fronte all'improvvisa e dolorosa comparsa del male. Quando dico il male, non dico il male metafisico, qui non c'è niente di metafisico, però un nemico invisibile, un nemico che non puoi vedere, un nemico che abita nell'altro, un nemico che abita in te, che potresti diventare uno che fa male all'altro. E allora questo male non lo sconfiggi se pensi di esorcizzarlo, devi riconoscerlo, devi vederlo, devi farti scuotere nel tuo senso di umanità, perché altrimenti accanto a un'emergenza sanitaria, che è quella che ci prende di più e in modo assoluto, accanto a un'emergenza economica, oggi le organizzazioni internazionali hanno detto ci saranno 45 milioni di disoccupati in tutto il mondo, e forse una stima perfino ottimistica, si apre anche un'emergenza democratica. Parliamo dell'igiene del corpo, ci laviamo le mani, giustamente, la mucchina, ma per andare avanti nei prossimi giorni, che saranno difficili, servirà sempre di più anche un'igiene della mente, quella che direi un'igiene dello spirito, anche un'igiene della parola, un'igiene delle parole, cioè saperle usare bene. Igiene dello spirito significa mantenersi lucidi, razionali, significa difendere per quello che è possibile la normalità, il più possibile, il rifiuto di recintare il pensiero, il rifiuto di rinchiudere oltre al corpo anche la nostra anima, e fare insomma il contrario di quello che siamo obbligati a fare col nostro corpo. Se il nostro corpo non si può avvicinare, avviciniamoci almeno con il pensiero, con lo spirito, con l'anima. Contaminiamoci, contagiamoci. Se vogliamo restare sani, dobbiamo restare immuni dal virus, ma dobbiamo continuare a non restare immuni l'uno dall'altro. Solo così, forse, quando sarà finita questa guerra, potremo piangere i morti e forse, finalmente, torneremo a ballare.